E what a tutti ciurma e benvenuti da Giocherini in questo nuovissimo episodio su The Last of Us parte 2. Vi ricordo ragazzi che il vostro sostegno qui è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire, per cui se volete il prossimo episodio vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 30 like ragazzi. So che ce la possiamo fare, ve ne chiedo veramente pochissime, per voi soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando spolliciate. Ed eccoci qua di ritorno nuovamente ragazzi, vestiremo ancora i panni di Abby. Abbiamo appena incominciato il tragitto che deve condurre fino all'acquario, perché Abby suppone che Owen sia lì. Siamo quindi alla ricerca appunto di Owen, che non è tornato alla base dopo aver ammazzato un suo compagno, perlomeno così quest'ultimo ha raccontato prima di morire. Il tragitto non sarà facile, sarà arduo e tortuoso, spero non eccessivamente lungo. Ok ragazzi, allora l'ultima volta ci siamo salutati qui dopo che abbiamo fatto fuori perlomeno le prime iene che abbiamo incrociato. Il problema è che purtroppo sicuramente ce ne sono tante altre ad aspettarci. Infatti già il fatto che mi stiano per scoprire ragazzi ne è simbolo, perché già qui ce ne sono, mamma mia, almeno tre, non so. Ecco qua ragazzi, io la madonna, vabbè, no, cioè neanche il tempo di cominciare, manco il tempo. Oh, ma che cazzo! No, vabbè, raga. No, incommentabile, va bene, incommentabile. Sono riuscita a fare anche un headshot così completamente a caso, nella follia del momento. Non so veramente cosa dire, perché è allucinante ragazzi, è allucinante. Neanche il tempo di arrivare, neanche il tempo di incominciare, che subito ci accolgono così con questo caldo benvenuto. Veramente, veramente stupendo ragazzi. Cioè in ogni angolo, in ogni stramaledettissimo angolo ci sta qualcuno pronto a spararci. Dio santissimo, veramente boh. È meglio non dire niente. Cioè saranno un centinaio. Cioè io penso che saranno almeno un centinaio. E l'ho mancata pure. Sono riuscita pure a mancarla. Saranno almeno un centinaio, suppongo, no? Cioè ogni dove mi giro ce ne sta uno ragazzi pronto ad aggredirci. È una roba pazzesca. E ce ne sono un centinaio, ma ci danno veramente colpi, munizioni, resti. Davvero con col contagocce ragazzi. Curiamoci di nuovo. Utilizziamo già il secondo medikit. Non veramente penso di non poter commentare, anche perché io come al solito ragazzi ho la capacità di stealth di, non lo so, di un elefante in mezzo alla savana, veramente. Che del tipo anche se provi a nasconderti alla fine ti si vede lo stesso, ci sta poco da fare. Il fatto è che io li sento dovunque, cioè dove io vada e vada. Chi? Dove? Quando? Come? Perché? Chi mi ha visto precisamente in questo istante, che su questo piano sembrerebbe non esserci nessuno? Chi mi ha visto? No, parliamone, serio sto dicendo. Voglio che qualcuno mi risponda. Ok, proviamo a creare una bomba tubo. Anche se a sto punto ragazzi non credo che ci sarà poi tanto utile, perché tanto non riesco a, cioè a stanarli nei posti dove stanno senza che mi vedano. Quindi sti fischi cominciano a mettermi nervosa fra un pochino. No, non c'ho manco più armi da mischia ragazzi. L'avevo immaginato che questa situazione sarebbe stata spinosa. Infatti la volta scorsa ho detto ma fammi fermare qua, perché se no ci potrei mettere veramente un'eternità. Ecco, dov'è, chi è, come, quando, perché. Regà, io mi guardo intorno, ma veramente sono letteralmente dappertutto. Cioè è una cosa. Regà, mi sta venendo l'angoscia veramente. Dio santissimo. Oddio. Ecco, che buco di sedere, regà, che abbiamo potuto un attimo nasconderci, perché se no... No, ma quanto posso essere stupido! Questa è l'ennesima cosa incommentabile che ha fatto Giocherina nell'episodio di oggi. E devo ricominciare tutto da capo. E vai, regà, per essere così stupida veramente, guarda, me lo merito. Perché gli lancio una bomba che sta per esplodere e io salto addosso alla bomba. Ecco qua, è tua sorella. Ecco. Hello darkness my old friend.
Allora, questa situazione di oggi mi sta mettendo non poco nervosa. Perché? Ho capito, cioè stanno le iene, poi c'è un covo delle iene, tutto il cavolo che te pare. Però, regà, metterne 50.000, tutte stipate nello stesso posto, che non fai in tempo a girarti e che te ne trovi una attaccata alle chiappe. Cioè, potrebbe essere anche un po' meno accidentaccio. Sì, sì, c'è un lupo, c'è tua sorella. Se provassi... Oddio, ciao. Non immaginavo che ti nascondessi là dietro. Salve, 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 pure a lei. Ok. Assoreta. Ah, dietro, 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 dietro. Vabbè, vabbè, regà, vabbè, vabbè, niente. Ah, io ho capito che l'unico approccio forse più saggio è quello dello stealth. Però, ragazzi, per quanto uno provi a muoversi stealth, cioè tenere d'occhio i 360 gradi che ti circondano, non è così semplice, perché veramente, cioè, sbucano come maledette zecche tipo dappertutto. Cioè, non fai in tempo a guardarti dietro, guardarti avanti, che ce ne sta uno pronto a spararti addosso. Ma vaffancolor. Regà, non è possibile. Veramente non è possibile. E mori però, mannaggia santa. La madonna, sempre 3.000, mi raccomando. Ecco, ok. Sì, ci mancava l'arciere. Mi mancava l'arciere decisamente. Non muore, cioè tu gli spari in petto e non muore, va bene. Io invece sto per morire. Benissimo, quindi curiamoci un attimino. Prendiamoci un attimino di tempo. Sempre se qualche altro stronzo ce lo permette. Per curarci, stavo per dire. Non è morto, ragazzi. E non è morto. Sì, va bene. Io provo ad andare, raga. Provo a correre. Come se non ci fosse un domani. Facciamo salta un po' di testa. Perché mo sinceramente mi sono rotta abbastanza le palle. Veramente. Di tutto ciò. E niente, raga. Cioè, oddio, no. Quello grosso no. No. Siete dei maledetti bastardi. Io me ne vado. Cioè, corro. Scappo, Gesù. E questa mo chi è? Oddio. È una grossona, raga. È più grossa di noi. Non so se... Mannaggia santa. Ah! Sei proprio la Mike Tyson. Quindi mo, ovvio... vabbè. Siamo nella merda. Lasciatemi, cazzo. Siamo nella merda. Non vorrei dire, ma un colpo del genere può essere anche fatale. Dico. Ok, qua di nuovo ci riportano indietro, ragazzi. Un'altra volta, ok. È molto più recente, perché è solo di 4 mesi fa, però... Ehi. Ciao. Va tutto bene? Sì. È un brutto momento. No. Ok, immagino che a questo punto le cose si fossero già lasciati. Suppongo. Allora, che c'è? Abbiamo ordini? Quasi. Quasi. Va bene, senti, possiamo lasciar perdere Isaac per un minuto? Owen. Da quanto non venivi qui? Guardati intorno, ammira. Sì, sto guardando, infatti. Cosa hai fatto? Ha messo tutte queste luci. Ho tagliato i rampicanti, ridipinto le pareti. E la madonna, ne vedi di tempo, eh? Va bene, tutto molto carino, sì. Alice è qui. È fuori con Mel. Ok, parliamo del cane, ovviamente. Che carino il polipino. Voi come ve la passate? State bene insieme? Di solito sì, sai, lei sa essere molto dolce. Un sollievo dopo di me. Beh. Sotto quell'apparenza da dura hai un cuore tenero. Che pessima memoria. Selettiva, direi. Ok, sì, ma perché lei è venuta qui, di preciso? Cioè, cosa dovremmo fare? Vabbè, ok. Andiamoci intorno, quindi a quanto pare, raga, sta acquaria era proprio un posto importante per loro. Va bene, ok.
Stai disegnando sul murales di Max. Lo abbellisco. Sei migliorato da quando coprivi i simboli delle luci. Oh, il mese scorso si è unita un'altra luce. Ex luce. Beh, aveva sentito parlare di un incontro a Santa Barbara. E ci sono prove a supporto di ciò? No. Ma come? Ok, sì, davvero tutto molto carino. E Owen ormai era già impegnato con Mel, a quanto pare, ragazzi. Ha iniziato a tirare con l'arco. Non direi. E allora questi a che servono? Così è a titolo informativo. Visto che siamo qua per fare un po' di conversazione, sai com'è? Beh, sembra complicato. Non toccare. Gioca a fare il piccolo chimico. Abigail. È un esperimento scientifico. Più o meno. Distillo alcol di prima qualità. Ah, a mappete. Se fai la brava. Che privilegio. Non vedo l'ora, guarda, di berlo. Uno che non ha mai fatto una cosa del genere in vita sua sicuramente avrà prodotto una cosa di qualità. Va bene. Possiamo andare di qua? No. Quindi che facciamo? Andiamo di qua? Diamo un'occhiatina di qua? Sì, possiamo. Abigail, che stai facendo? Che ne sai so? Che nessun altro mi chiama così, vero? E quindi? Oh, è un privilegio che si può permettere solo lui. Ho capito, voi siete lasciati. Smettetela di fare i tenerelli, no? Va bene, che stai facendo? Che cavolo ne so io? Mi hanno buttata qui, non so perché sono giù. Qui. Perché? Nascondi qualcosa? No, ma il piano di sotto può regalarti altre sorprese. Vabbè, stica, possiamo aprire qua? No. Ok. Ovviamente no, quindi... strada percorsa per niente, va bene. Quindi altre sorprese dal piano di sotto. Vediamo un po' quali sarebbero queste altre sorprese. Oh madonna santa, che è l'angolo tipo molto relax. Tropicale. Dove l'hai trovato? Ricordi il negozio di articoli da festa? Non è stato per niente facile portarlo fino a qui. Ok. Ah, questo è l'arco di cui si parlava? Ora capisco il bersaglio. Beh, sai, io e Mel ci siamo inventati una specie di sfida. Ma dubito che possa piacerti, è piuttosto complicata. Mi vuoi provocare? Ha funzionato. Cosa faccio? Ok. Vedi i bersagli? Sì. Colpiscine più che puoi nel tempo limite. Se vinco, voglio il mio nome in vista. Ci sto. Benissimo ragazzi, questione di mira. Direi che posso far cacare in tutti i sensi direttamente. Infatti raga, non riesco a colpirne manco uno. Dio santissimo. Ok, 2. 3. L'ho colpito? Mi sa di no. Sì, troppo. Ok, dipende anche dalla vicinanza. Siamo a metà, Abby. Ok, vai. Ok. Che manca? Dove manca? Che non ne vedo più. Ah, qua sopra. Ancora ok. Due, tranquilla. Ma dove sono? Non li vedo. E questo è il problema. Che non li vedo. Non è che non li colpisco. Ok, qua sopra. Ok. Sento quasi un moto d'orgoglio. E poi. Dov'è? Dov'è l'ultimo? Dov'è? Non lo vedo! Mancano 10 secondi? Ma non lo vedo. Ah, là sopra, la madonna, l'avessi visto prima. Manca okay. Solo uno. L'ho colpito. Ah, qua 5, sopra! 4, aspetta, aspetta, ce l'ho! 3, sì! Sì, sì, 2, sì! Colpito! Li ho presi tutti? Ce l'ho fatta! Ok. Al primo colpo! Sì. Che ne dici ora? Ho sì, faticato un po', all'inizio. Sei piena di talenti. Bisogna Sta dirla tutta. Tu scrivi il mio nome. Lo farò. Dopo. Ok, che è come dire che non ce lo scriverà. Non vuoi che Mel sappia che sono stata qui? No. Già. Non mi le sa importa. Proprio di sì. Allora segnami sulla lavagna, Owen. Ok. Calmati. Bene. Ok, voglio farti vedere un'altra cosa. Ok, ora posso salire? Sì. È il cadavere del capitano. L'ho visto la volta scorsa. Sì, ce lo ricordiamo. Gli hai messo il cappello da Babbo Natale. Cosa? No.
Cioè, non è male come idea. Ma questa è meglio. Andiamo. Va bene, andiamo a vedere. Minchia, ci si è dedicato anima e corpo a sto posto, ragazzi. Andiamo. Dopo di te. Wow, complimenti. Che lusso. E non hai ancora visto niente. Minchia. Accomodati. Goditi il panorama. Con l'albero e tutto il resto. Prendi, assaggia. Allora? Il panorama è bello. Ah, grazie tante. Per lei, Porch. Volevi una bugia? Sì, ovviamente. Lei va matta per il Natale ed è il nostro anniversario, quindi... Ah. Lo trovo adorabile. Trova il modo di andare a fanculo. No, vorrei qualcuno che mi ami tanto da farmi un calzino. Ce l'avevi. Ma tu non te lo meriti. Cosa, il calzino o qualcuno che mi ami? Perché sei così di buon umore? Chi, io? Salta all'addestramento oggi. Abby, al chiaro di luna. Ho trovato il fratello di Joel. Vive in una colonia in Wyoming. Come lo sai? Alle mura hanno trovato una squadra di luci che lo conosceva. Non aveva mollato tutto 10 anni fa? Sì. Quindi l'hanno mai più visto da allora? È una pista. Devo provare. Ok, ma sai bene che se anche fosse lì e lo incontrassi, potrebbe non sapere dov'è Joel, giusto? L'hai detto agli altri? Sono tutti d'accordo. Mel compresa. Possiamo partire in settimana. Isaac non darà il permesso. Sono troppe persone. L'ha già dato. Cazzate. Chi crede più di Isaac nella giustizia? E sa cosa ha fatto Joel. Ehi. O insieme o niente, giusto? Certo. Niente, raga, non ha mai smesso di inseguirlo. Non ha mai smesso di pensarci. Come succede adesso ad Ellie. Uguale. Qua siamo al tempo presente, suppongo, sì. Sì. Bene, bene, ma non benissimo. Siamo in una situazione di cacca. Veramente di cacca. Tremendamente di cacca, oddio. Oddio.
mamma, raga. Che ci vuoi fare con quello? Stai ferma. Stai ferma prima di farti male. Oddio. Che possano conoscere il mio. Oh. Oddio. Yara. Dov'è l'altra apostata? Spezzatele le ali. Oddio. Oddio. Tieni. Oddio, oddio! Li avevamo finiti, raga, meno male, perché sennò eravamo morti. Oh, 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 no, 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 pessimo, pessimo, pessimo. Io starei morendo. Yara. Me date una mano? Eh? Arrivano i demoni. Tirala giù. È una di loro. Questa cosa non me la ricordavo, ragazzi, sinceramente. Occhi aperti. Mi ricordavo che ci avrebbero preso e ci saremmo trovati. Oddio! A che cazzo? Vabbè, però continua a farmi colpire come una stupida. Se morite ci fate un favore. Attento, bambino. Anche se sto bambino sembra sapere il fatto suo, ragazzi, eh. Ehi, 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 la puta che te parió. Mannaggia santa, mannaggia santa. Raga, mi devo ricordare di schivare. Mamma mia. Ok, non abbiamo più un'arma da mischia. Forza, muoviamoci. Dove stiamo andando? Usciamo dal bosco. Dobbiamo scappare. Ora. La costa è di qua. Ok. Quindi, raga, ormai il piano di... vado a prendere Owen e torno. Oddio. È andato tutto... tutto quel paese. Oddio. Maledizione. Eila. Oddio, oddio, oddio. Che facciamo? Che facciamo? Oh, sono a mani nude. Che faccio a mani nude? Mi prendo a pugni a mani nude. Mamma mia, raga. Oddio. Cioè, è una cosa incredibile questa, raga. Ehi, mannaggia, mannaggia, mannaggia. Ragazzino,
Se gli lanciassi una freccina sarebbe un pochettino più facile. Anche se, raga, comunque un soggetto in movimento che si dimena così tanto sicuramente non è semplice. Sappiamo dove stiamo andando. Non lo so, deve essere. Non lo so. Vabbè, ci stiamo affidando comunque a qualcuno, ragazzi, che un attimo ci ha risparmiato la vita. Perché anche noi li abbiamo aiutati. Perlomeno lei l'abbiamo aiutata, eh. Era un attimo in difficoltà. Sì. Si va. Ok, passa prima il ragazzino, giustamente. Ah no. Passate prima voi. Con calma. Con calma. È recente. Non c'è un'altra strada. Se ci fosse, pensi che saremmo qui? Sì, ok, però. Calma. Che vuoi che ne sappia? Prendiamo questi due piccoli medikit, ragazzi. Apri. Spostati. Ci provo io, dai. Hai visto le braccia che c'ho? Non so se. Se rendo l'idea. Forza. Su, vieni. Oddio, mamma mia. Ma quante ce ne stanno di queste, oh? Sono tutte uguali. Mannaggia santa. Ah, è la stessa, è la stessa. È la stessa che ci ha aggredito, regà. C'ha mezzo orecchio. Dai il mio zaino? Minchia. Facciamo caso che c'è un martellone grosso così, eh? No. Che vuoi che sia? La puta madre che te pario. Vieni bella, vieni. Mannaggia santa. Regà, una del genere. Cioè, metterla a tappeto. Che è uno scherzo. Ah! Che è uno scherzo. Mannaggia santa. Forza, forza, tutta birra. Ok, ok, abbiamo il martellone, colpiscila. Fatto. Voi state bene. Ok. Sì. Almeno ho recuperato tutta la mia roba. Bene, benissimo. È andato tutto a meraviglia. Questo lo prendo volentieri. Assolutamente sì, anche se ha solo due slot attualmente, ma ce lo facciamo andare bene lo stesso. Quindi forza. Avanti. Ma la domanda si rinnova. Dove stai andando? Come va il braccio? Per ora resisto. Ok. Prendete intanto tutto ciò che trovate. Esatto. Non possiamo, sono oggetti del vecchio mondo. Ma che vuol dire? Ci servono provviste. Che significa? Che siamo imboscati qui. Il doppio senso era voluto. Cos'è un doppio senso? Mai viste le iene ammazzarsi tra loro. Serafiti. Che diavolo hai fatto? Che ho cambia? Rasato la testa. Risparmiami i dettagli. Preferisco non sapere. Questioni interne, ragazzi, ai gruppi stessi, che sono ancora più complicate. Vabbè, qui abbiamo un banco da lavoro. Tra l'altro abbiamo appena raccolto un nuovo tipo di pistola, che è questa, ragazzi, la pistola da caccia. Fatto sta che non abbiamo abbastanza ingranaggetti per migliorare assolutamente nulla. Quindi per ora ci facciamo andare bene questo così com'è. E vediamo che altro troviamo. Ok, 5 ingranaggetti, 11, 1. Beh, siamo dentro un'officina, mi sembra il minimo. Quindi di qua non c'è nulla. Qua non c'è niente. Questo non lo possiamo aprire. Qua, ta 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 ta. Tutto al massimo, tu guarda un po'. Regà, allora direi di fabbricarci un kit medico. Esattamente. E di raccogliere sia straccetto che le forbicine, niente. Scotch e forbicine al massimo. Posso crearmi un potenziamento per l'arma da mischia? Quasi quasi, ragazzi. Ma sì, dai, visto che ci siamo, facciamolo. Così prendiamo anche questo e anche questo. Perfetto. Quindi, ok, qua possiamo aprire un po' di cassetti, un po' di credenze, forbicine. Apriamo anche qua e non c'è niente.
qua dentro. Ui, medikit e medikit. Così evitiamo di usarne uno nostro. Questo foglietto cosa ci racconta? Vediamo un po'. Eddie, mi auguro di tutto cuore che tu stia bene. La tregua è stata infranta e ci hanno richiamato alla base per nuove assegnazioni. Ho mandato due gruppi a cercarti, invano. Spero che trovi questo messaggio e torni da noi. Iene maledette, Matt. Niente, raga, ste iene sono state parecchio odiate e sono tuttora parecchio odiate. Ma comincio a capire il perché, raga. Mamma mia, sono un dito nel sedere. Veramente assurdo, ok. Un manuale, ragazzi, di miglioramento. E quindi ci potenzia il ramo di armi da fuoco. Anzi, ce lo sblocca proprio. Infatti, eccolo qua. Si possono creare addirittura cartucce incendiarie, ragazzi. Detto niente. Comunque, con 81 pillolette. Direi che 20 le usiamo, ragazzi, per creare due pugnali con cui eliminare silenziosamente gran parte dei nemici. Perché effettivamente adesso non potevamo farlo. Direi, ragazzi, che comprerò questo per 40. Insomma, lo slancio per quanto riguarda le aggressioni. Ma perché comunque mi interessa anche quello che viene dopo. Sarebbe a dire kit medici migliorati. Quindi intanto comunque questo lo compriamo, che sempre va benissimo. Quindi abbiamo sbloccato ovviamente, ragazzi, la fabbricazione dei pugnali, che richiede scotch e forbici. Quindi adesso ha un senso, ragazzi, hanno un senso lo scotch e le forbici, perché fino ad ora in effetti non è che servissero chissà cosa, se non a migliorare armi da mischia. Quindi qua dentro che abbiamo? Attenzione, pillolette ed esplosivo. Fantastico. Questo lo possiamo aprire. Qui abbiamo cartucce per fucile. Cartucce per fucile e colpo per pistola. Fantastico. Oh, direi di ricaricare un attimino le nostre armi, visto che ci siamo, che sono rimasta un pochettino così a secco, diciamo. Di qua ci saranno altrettante cose, ragazzi, eh? Altre cose utili, suppongo. Meno che non abbiano voluto fare completamente vuoto e inutile questo spazio, questo ambiente. Infatti non sto trovando niente. Allora, alcol, esplosivo al massimo. Io direi, ragazzi, di crearci una bomba tubo, visto che ci siamo. Comunque sempre possono essere utili. Quindi raccogliamo questo esplosivo. Scoccina al massimo. Prendo un ingranaggetto. A questo punto, ragazzi, creiamocele, dai. Un paio di pugnali, che sempre anche questi possono far comodo. Quindi raccogliamo questo scotch. Che altro abbiamo? Allora, bottiglie al massimo, va bene. Medikit al massimo. Dentro questo cassetto non c'è proprio niente. Dentro quest'altro cassetto, quattro colpi per fucile. Ci piace. E qua dentro nient'altro. Quindi qua dietro 17 ingranaggetti. E qui sembrerebbe più niente. Qua invece, raga, bene veramente guardare ogni singolo angolo. E qua mi sa proprio che non c'è più nulla. Quindi possiamo finalmente procedere. Qua c'è il bagno, sempre c'è qualcosa nel bagno. Infatti un ingranaggetto, solo uno. Ok, dell'esplosivo. Ed entra i water, niente, per fortuna. Questa poveretta, raga, c'è il braccio tipo letteralmente spappolato. Raccogliamo questo esplosivo. Non oso immaginare il dolore. Mamma mia. Tre colpi per pistola. E dello straccio, uno straccetto, insomma. Perfetto, andiamo. Comunque, raga, stare all'esterno ancora un po' è sempre rischioso. Comunque la costa è quello che ci serve, in effetti. Però, ragazzi, allora, io... che cavolo, niente, ragazzi, sono riuscita a farmi colpire anche stavolta. Vabbè, no, senza parole, come sempre. La costa è quello che ci serve. Nello scorso episodio qualcuno di voi nei commenti ha risposto alla mia perplessità, perché ho detto l'ultima volta: come fa il clicker a vedermi, visto che sono ciechi? Perché il clicker mi stava intercettando. Però giustamente qualcuno di voi mi ha fatto notare il fatto che è vero, i clicker sono ciechi, ma utilizzano, ragazzi, tipo gli ultrasuoni, tipo i pipistrelli, che anche quasi sono ciechi se non sbaglio. Però ovviamente basano la propria percezione sugli ultrasuoni, no? Tipo i radar, credo, una roba del genere. Quindi ovviamente se il clicker è rivolto verso di me, sono abbastanza vicina, riesce a intercettarmi. Quindi grazie, ragazzi, per avermi risposto. Se lancio questa, che fate? Esplodete? Ok, quello lì è esploso sicuramente. E la puta madre, niente, raga. Madonna santa. Ma devo usare tutti i colpi per questi maledetti? Eh no,
Eh no, ve prego. Cioè, ho già usato due dei tre slot, ragazzi, della mia arma da mischia. Cioè, che palle, non so se... Vabbè, quindi quello che stavo dicendo è che comunque la costa effettivamente è quello che ci servirebbe. Perché l'acquario è proprio sulla costa. E il problema è quanto siamo poi vicini all'acquario. Perché non è detto che siamo così tanto vicini. Quindi addentriamoci di qua. Vediamo un attimino. Ingranaggetti, due colpi per fucile. Ingranaggetti, ingranaggetti. Una pillola, sette pillole. E va bene così. Per qua dentro va bene così, ragazzi. Mica non si vede veramente niente. Quindi direi di fare un bel salto. Opla. E a questo punto temo che dovrò cambiare l'arma da mischia, ragazzi. È vero che quella è più forte, però almeno questa un attimino c'ha più slot. Quindi mi sa che ci tocca calarci. Purtroppo, ecco qua. Sì, se magari scendeste anche voi e veniste a darmi una mano, sarebbe tutto molto più bello. Gesù. Mannaggia la miseria. Oddio. Madonna, raga, Madonna santa. Vabbè, ma minchia, ma escono da ogni dove. Sì, ma almeno un aiutino con una freccia, solo una. E muori, Madonna santa. Uff, ok, esplosivo. Questo esplosivo è pieno. Mi sembra la direzione. Ti sei... mi sembra. Sei costretta a seguire. Preferireste che ti abbandonassi tutto. Pensiamo. Ok, corbicine. Pensiamo a uscirne vivi. Sì, vabbè, dai, nel frattempo vediamo di arrivare veramente alla costa e poi vedremo cosa fare. Io direi di usare un kit medico, ragazzi, perché la nostra salute è abbastanza precaria. E vediamo cosa possiamo raccogliere. Alcol. E di qua, scusa, Bella. Ecco, kit piccolo medikit. Ad averlo saputo non avrei usato il mio medikit, ma vabbè. Dettagli. Qua abbiamo straccetti al massimo. A questo punto, ragazzi, direi di crearci un kit medico. Di raccogliere questo straccetto e vediamo un po'. Esplosivo ed esplosivo al massimo. Creiamoci una bomba a tubo, visto che ne abbiamo usata una, che non è che ci sia servita granché, ma dettagli. Va bene, siamo pronti. Possiamo andare? Vediamo un po'. Allora, qua si deve aprire. Quindi controlliamo prima un attimo qua, ragazzi. Alcol. E c'è qualcos'altro da questa parte. Ok, dell'esplosivo. Dell'altro esplosivo, perfetto, perfetto. Mi piace, raga, quando si raccoglie così tanto materiale. Almeno uno un attimino è coperto. Va bene, ho raccolto tutto. Mi sa che possiamo andare. Vi faccio passare, voi aprite il cancello. Va bene. Forza. Ci fidiamo? Siamo sicuri che non ci lasceranno qui? Occhio al braccio. Cioè, per quanto uno si sforzi, è una parola, occhio al braccio. Ecco qua, lo sapevo. Il cancello è bloccato e ovviamente sta arrivando il delirio da questa parte. Mi pare cosa buona e giusta, insomma. Perché l'ho lanciata così? Così completamente a caso, prima che arrivasse. Va bene, da dove arriva? Ehi, ciao Bella. Arrivano da tutte le parti, ragazzi. E vai, che meraviglia. Che meraviglia. Non ci si poteva aspettare situazione migliore. In questo caso, raga, non si può usare il fucile, veramente, perché è l'unica cosa saggia da fare. E la madre. Magari se vi date una mossa. Se... ci hanno lasciato qua, non mi dire. La mia era una battuta. Ecco. Lo sapevo io. Non ci posso credere, ragazzi. Non possiamo provare a salire anche noi? Ci passiamo, Mannaggia, Bubba, mannaggia. Lo sapevo io. Che cavolo. Niente, intanto ho usato praticamente quasi tutti i colpi per pompa, ragazzi, che avevamo a disposizione. C'hanno la testa dura questi, Eeeh, troppo vicini, troppo vicini, troppo vicini. Quanti siete, però? Ciao, ciao, salve. Mannaggia santa. Oddio. Oddio. Mannaggia. Mannaggia. No, raga, che ansia però. E dai, su. Quanti sono ancora? Io non ho parole. Oddio. No, raga, qua mo muoio. Cioè, qua mo muoio tipo tantissimo. E ciao, ragazzi, scusate, Madonna. Madonna. Madonna, è ancora vivo.
Madò, Gesù. Ma occhi aperti a chi? No, e no, e no, regà, no, 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 no. Non mi potete fare questo. Gli scorreggioni no. Ma siete dei bastardi. Regà, io non... No, 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 no. Non ho parole, non ho parole. Non ho parole. No, 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 questa è cattiveria. È cattiveria, è cattiveria. È cattiveria. Maledizione. Oddio, sto per esplodere, via. Oddio. È il lupo. Ma cazzaro le eravate. Lupo, presto. Lo so, ci stanno le... volevo raccogliere se ci stava qualcosa. Niente, raga. Madonna santa. La fuga ha avuto la meglio, aiuto. Oh Gesù. Mannaggia, oh. Che gioia, ho finito quasi tutto il mio arsenale. Tieniti stretta. Il braccio. Lo so. Pensa a respirare. Ok ragazzi, allora, per oggi ho finito il tempo a mia disposizione per registrare, però direi che un pochettino di cose le abbiamo fatte, fatto sta che non nel senso per cui eravamo partiti, perché purtroppo alla fine ci hanno acchiappati e quindi ci siamo ritrovati con questo contrattempo adesso a dover fuggire in compagnia tra l'altro di due iene che però sembrano essersi discostate dal gruppo principale, quindi raga ci stanno gruppi, sottogruppi, dei sottogruppi, insomma macello veramente, bisognerebbe capire questi che fanno, che vogliono, che pensano. Però a parte tutto raga ormai la luce del sole se n'è andata, è notte, è sera, non so che cavolo di ora sia, Isaac comunque in un modo o nell'altro scoprirà che noi siamo andati via e quindi Abby stava abbastanza sicura perché di te ad Isaac servo, quindi non è che, capito, me può fare qualcosa, però comunque potremmo avere delle ripercussioni perché abbiamo disobbedito a un suo ordine. Quindi io non so che pensare, regà, a sto punto delle cose, anche perché adesso comunque stiamo accompagnando questi due al posto, insomma nel posto dove stanno evidentemente, e quindi da lì poi dovremo vedere come si può raggiungere sto benedetto acquario. Quindi cioè è comunque una cosa, regà, che mi sa andrà per le lunghe, veramente per le lunghe. Come sempre aspetto i vostri pareri qua sotto in commento. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione, un bacio a tutti ragazzi da Giocherina, ciao.